Concludiamo questa due giorni oggettivamente intensa, ma spero altrettanto interessante, con l'intervento di Alfredo Visconti, che ci riporta ad una dimensione di riflessione, analizzando un tema quanto mai attuale, che è quello della natura, da un lato fluida, dei dati e delle informazioni, e dall'altro lato del concetto di somma che è superiore alla somma delle parti, nel senso di creazione di dati sintetici che possono dire molto di più di quanto i singoli elementi, i singoli componenti potrebbero fare da soli. Prego. Buonasera. Allora, prima di tutto volevo, come abbiamo fatto l'anno scorso, ringraziare un attimo tutta l'organizzazione. E per questo, se Silvia viene un attimo qua, introduciamo il discorso esattamente come l'abbiamo concluso l'anno scorso. Questo è il bello della diretta? È bello della diretta? No, lo sai, perché l'anno scorso ti abbiamo ringraziato perché finalmente avevi anticipato i tempi. Quest'anno finalmente, visto che come associazione portiamo avanti il discorso per cui quando si fa sicurezza si deve fare tanta metodologia e si deve spiegare bene. Assolutamente. Finalmente quest'anno, visto che i partecipanti hanno spiegato pure la metodologia, per cui continuo a dire, è da seguire semplicemente perché tu l'anno prima ci dici quello che farai l'anno dopo, va benissimo. Se continuiamo così, a questo punto però l'anno prossimo mi avvisi un attimo prima. Domani sarà già ieri. Domani sarà già ieri, esatto. Praticamente siamo abbastanza avanti. Esattamente. I gamberi, non so a che punto saranno. Il presidente Alfredo Visconti è il presidente dell'ANDIP e vi introdurrà ovviamente quello che è l'argomento della protezione dei dati, dell'importanza della protezione dei dati, esatto, di cui abbiamo parlato, e ovviamente l'associazione raggruppa tutta una serie di professionisti che offrono consulenza in questo settore. Sì, io ho un vantaggio rispetto agli altri, non devo vendervi niente. Per cui, come dico io, mi viene più facile raccontarvi la verità. Adesso, a parte gli scherzi, finalmente, non so chi ha seguito e chi segue cybersicurezza con una certa costanza, però finalmente quest'anno abbiamo cominciato a parlare di dati e di informazioni. Ancora dobbiamo terminare il percorso, perché noi dobbiamo arrivare a parlare, almeno per quanto riguarda la privacy, soprattutto di informazioni, anche perché ce ne dobbiamo fare una ragione. Il regolamento europeo non vieta in nessun articolo l'utilizzo dei dati. Il regolamento europeo parla di protezione dei dati personali, che è completamente un'altra cosa. E come vi ho detto qui, finalmente quest'anno siamo riusciti a fare questo passaggio metodologicamente veramente importantissimo, da protezione dei dati ad informazioni. Guardate che il dato in sé per sé non è assolutamente nulla, è un database diviso per tabelle, ognuno con la sua metodologia, ognuno con la sua costruzione, dove ci sono soltanto dei singoli record che di per sé non servono assolutamente a niente. È solo nel momento in cui, attraverso un passaggio di business intelligence e uno sviluppo serio di sistemi, si arriva all'informazione. È quella che dobbiamo proteggere con la privacy. La privacy, l'unica volta che nomina una certificazione, la nomina relativamente all'ISO 27001, che è la certificazione delle informazioni. Proteggere i dati significa proteggere informazioni. Quando vi è stato detto, e ve l'hanno ripetuto veramente in tutte le salse questi due giorni, chi perde i dati perde reputation, ok? Ha ragione, ma non perché perde i dati, perché sta perdendo business. Pensate a un'azienda che perde un database per le cose che ci ha spiegato prima gli amici di Storm, e tra parentesi complimenti perché hanno fatto una relazione, almeno per quanto mi riguarda, bellissima. Finalmente perdono di reputazione e non la recuperano, ma il problema non è la reputazione, il problema, vi rendete conto che mole di dati ha perso? Significa stare fermi per 6-7 mesi prima di ricominciare a lavorare.
significa stare fermi per 6-7 mesi prima di ricominciare a mettere in piedi il business, significa stare fermi anche 2-3 anni prima di recuperare reputazione. Quello che il regolamento europeo dice, e lo stiamo portando avanti da tantissimo tempo, è proprio questo: dobbiamo cominciare a proteggere le nostre informazioni, che è diverso dal proteggere i dati. È logico che le due cose sono strettamente correlate, però è logico che se non facciamo questo passaggio fondamentale non riusciremo mai a proteggerli tutti e due. Per noi che ci occupiamo di privacy, ma spero anche per chi si occupa di cybersicurezza, noi diciamo che la sicurezza, come l'affidabilità dei processi e tutto quello che ci leggete là, passa prima di tutto per una metodologia. Se qualcuno pensa di poter mettere in sicurezza la propria azienda perché ha acquistato dei software e prima non ha fatto formazione ai dipendenti per spiegargli quei software che fanno, non ha fatto formazione ai dipendenti per spiegargli come si utilizzano le mail, sto parlando di cose basilari, non ha fatto formazione per dirgli come deve interagire sul mondo internet e non ha fatto metodologie per spiegare ai propri dipendenti quali dati possono lasciare in giro per il mondo e quali no, guardate che possiamo acquistare la tecnologia più bella, saremo sempre bucati. E questo è il motivo per cui stanno prendendo piede i dati di sintesi. Se noi oggi vogliamo lavorare solo con i dati, incappiamo nel GDPR, perché quello dice in maniera chiara che il dato è delle persone non può essere utilizzato se non adeguatamente protetto. Questo significherebbe limitare il mercato. Sto pensando al mercato industrie farmaceutiche che trattano dati sensibili, per cui assolutamente qualcuno legge gli articoli 32 e 35 e dice non si possono utilizzare. Non è assolutamente vero. Quei dati possono essere utilizzati, ma non come dati. Quei dati devono essere protetti, devono essere convertiti in dati di sintesi, ok? E a quel punto possono essere protetti. E nella conversione non se ne perde il valore, e questo è l'elemento fondamentale. All'industria farmaceutica, per fare l'esempio, non interessa se Alfredo Visconti prende la tachipirina. All'industria farmaceutica interessa che persone di sesso maschile fra 50 e 60 anni fanno un uso e hanno le loro giuste proporzioni. Ma così ho trattato dei dati che non hanno un valore informativo di marketing per l'azienda, ma non è assolutamente un valore riconducibile alla singola persona. Quindi posso tranquillamente utilizzarli. Purtroppo questo è uno di quei passaggi che soprattutto nel mondo legale non è molto chiaro. Vi scontrerete, mi auguro di no, ma purtroppo penso di sì, con legali che vi dicono no, non si possono utilizzare. Scusatemi, secondo voi si poteva mai fare un regolamento europeo che inibiva l'utilizzo di qualcosa che genera mercato e quindi posti di lavoro, economia e quant'altro, semplicemente perché stavamo trattando dei dati? Il regolamento è scritto bene, il regolamento ci dice come dobbiamo utilizzarli. Naturalmente tutto parte, lo vedete, ve lo leggete da soli, tanto penso che poi ve le metteranno pure a disposizione queste slide. Si parte da un dato grezzo, si arriva all'informazione attraverso strumenti di business intelligence, di intelligenza artificiale, oramai se ne parla tantissimo, fino ad arrivare a questo punto a poter utilizzare in modo corretto i dati. Ma i dati sintetici, tra parentesi, apportano un valore economico alle aziende non indifferente. Pensate voi, se fossero abbastanza intelligenti le aziende che fanno call center o telemarketing da effettuare campagne pubblicitarie con dati sintetici invece che con dati e telefonate a sprombattuto ad Alfredo Visconti piuttosto che a Silvio o quant'altro in qualsiasi ora del giorno e della notte. Significa utilizzare i dati sintetici, rimettere in piedi un mercato. Il mercato dei call center oramai è in negativo da 4 anni. Le aziende che prima fatturavano in doppia cifra stanno scendendo da 4 anni. Perché? Perché non hanno capito come devono utilizzare questi dati. E per chi segue la privacy, dal 1 giugno sarà ancora peggio. Perché io vi ricordo che dal 1 giugno entra in vigore il nuovo registro delle opposizioni.
che diversamente dal precedente permette all'utenza una maggiore tutela, perché la telefonata che io ricevo dal 2 giugno la posso contestarla. Io se mi iscrivo al registro, al nuovo registro delle opposizioni, nessuno mi può telefonare. Se qualcuno mi telefona, io gli posso chiedere quando ti ho dato il consenso e gli posso chiedere di vedere quel consenso. Quindi si sta stravolgendo. Il problema è un altro sul mercato lavorativo, è che tutti vogliono vedere la privacy come un costo. La privacy costa veramente pochissimo per chi fa cybersicurezza nel vero senso della parola, perché a quel punto si tratta di scrivere dei manuali, di mettere in piedi delle metodologie e di non fare altro che portare i propri dipendenti a un livello di conoscenza in materia di privacy un attimino più elevato, ma non ci sono veri e propri investimenti da fare. Diverso è il concetto del DPO che arriva in un'azienda dove la cybersicurezza non sapevano nemmeno che esisteva, e allora cambia il mondo, mi rendo conto, ci sono investimenti da fare, però gli investimenti non si fanno perché ci dobbiamo mettere in regola con la privacy, si fanno perché ci dobbiamo mettere in regola con il mercato. Oltre ai dati sintetici, o meglio, più che per i dati sintetici, un altro dei motivi fondamentali per cui dobbiamo assolutamente forzarci a fare questo passaggio metodologico dal dato grezzo al dato sintetico, secondo noi, è questa slide. Voi vedete a destra o a sinistra, dipende da come la guardiamo, quello che ci dice il garante. Il garante col GDPR ci dice che il dato fa questo giro, cioè c'è una raccolta di dati, deve spiegarne la finalità, si vede l'aggiornamento dei dati e tutto il mondo ci dice come vivono questi dati. In quell'altra slide c'è come il dato vive nella realtà, ed è quello che prima dicevano le persone di Storm, se non sbaglio. È vero, stanno sulla rete, stanno sui cloud, però li trasmettiamo con le mail, li trasmettiamo con i social, li trasmettiamo con i tablet, e il problema è che trasmettiamo senza mai crittografare un dato, li rendiamo sempre pubblici. Quindi stiamo andando incontro a qualcosa di pericolosissimo per due motivi. Prima di tutto perché con una mail potrei rendere pubblico un documento particolare, e WikiLeaks la conoscete tutti quanti, è inutile che ci torniamo sopra. Ma soprattutto per un altro motivo, perché io azienda, semplicemente perché non ho fatto iscritto le metodologie per dire ai miei dipendenti come deve usare queste tecnologie, mi devo assumere la responsabilità di una violazione che casomai ha fatto qualcun altro. Vi faccio un esempio classico. Mando la mail a un fornitore dicendogli serve questo, questo e questo per queste tre aziende che hanno queste tre tipologie di problemi, e casomai ci metto qualche notizia riservata su questi tre fornitori. Io ho mandato una mail. Dopo, se il fornitore quella mail l'ha resa pubblica, il problema è del fornitore. Questo è uno dei problemi principali della privacy a livello di sanzioni, è stabilire me azienda che perimetro devo coprire. Ma per poter dire questo è il mio perimetro, significa che io ho spiegato ai miei dipendenti come devono gestire le mail, come devono gestire WhatsApp. WhatsApp è il classico esempio, l'avrò sicuramente detto anche agli altri anni, ma ve lo ripeto, alzasse la mano chi a breve non si aspetta di ricevere pure un contratto su WhatsApp, perché oramai su WhatsApp ci gira veramente di tutto, ci gira veramente di tutto. Il problema è che noi non abbiamo un'educazione per gestire questi mezzi social, altrimenti la Polizia di Stato non dovrebbe riempirci tutti i giorni con delle attenzioni a queste notizie, attenzione a quest'altro. WhatsApp usato in maniera veramente, andiamo avanti, ma soprattutto forse non ci rendiamo conto della qualità delle informazioni che noi facciamo girare. C'è un video, se qualcuno ha tempo a casa, se andate su YouTube, basta scrivere, mi sembra, stupendo spot belga, vi esce uno spot
di un famoso presentatore francese, se non sbaglio, che non ha fatto altro che mettersi in una piazza, prendere delle persone, farsi credere un mago, e gli diceva che gli avrebbe letto il futuro, passato, presente e futuro. Li portava sotto una tenda. Allora, di queste persone ha scoperto. Ad alcune gli ha detto addirittura l'IBAN, il numero di IBAN. Ad altri gli ha fatto vedere il suo estratto conto. Ad altri gli ha fatto vedere la carta di credito, i numeri, compreso di CVC e gli acquisti che aveva fatto. Quando lo abbiamo intervistato come associazione, nel video poi si scopre, ma quando l'abbiamo intervistato con l'associazione, lui ci ha confermato che quel filmato è stato registrato in pochi minuti per ogni singola persona. Non aveva fatto altro che mettere delle persone a guardare sui vari social. La persona di cui vi ha dato la carta di credito, che è la cosa più eclatante, di cui ci ha dato la carta di credito, che è la cosa più eclatante, non si era accorta di aver postato una fotografia dove faceva vedere la sua carta di credito per gli acquisti, scordandosi che dietro c'aveva uno specchio. Ingrandendo la foto si vedeva il CVC, quindi i tre numeri, quella carta era utilizzabile. Io sapevo il numero, la data di scadenza, l'intestazione e il CVC, la potevo tranquillamente utilizzare. Questo è per farvi capire che a livello di utenza semplice, come siamo tutti quanti, dobbiamo veramente prestare una maggiore attenzione. Ma è per farvi capire che cosa significa informazione e non dato. Informazione può essere presa anche da una singola fotografia fatta male. Questa persona è stata particolarmente sfortunata, questo è fuori discussione. Però è per farvi capire fin dove si può arrivare anche con una singola fotografia. I dati sintetici sono il futuro di domani. Non so se sono il futuro di domani. So per certo che sono il presente di oggi. Tenete presente che il garante ha praticamente, non dico minacciato perché il garante non minaccia, anzi questo garante è molto attento alle parole, però ha ampiamente fatto capire che la bolla per cui salvi tutti perché siamo passati a un nuovo regolamento è finita. Cioè, se guardate le ultime sanzioni fatte dal garante, il garante non sta inseguendo più Enel, Eni, Telecom, quelli li sta inseguendo, ma oramai è passata quasi il 45% di sanzioni fatte a medie e piccole aziende, quelle che fino ad oggi non si sono assolutamente calate nel mondo privacy e quindi è qualcosa che si trascina. Vi faccio un esempio: io ai miei clienti, quando faccio l'ispezione alla fine dell'anno, mando sempre anche una mail ai fornitori dicendogli che li voglio sentire, li ho naturalmente nominati responsabili, che li voglio sentire, voglio capire loro che cosa fanno. Beh, io sui miei fornitori, nonostante li avessi nominati responsabili, vi assicuro che la quasi totalità non aveva messo in piedi assolutamente nulla, aveva firmato quel modulo senza rendersi assolutamente conto. Bisogna assolutamente cambiare questa tendenza, perché altrimenti la perdita di dati diventerà sempre più consistente. Tra parentesi, e chiudo, vi faccio solo un esempio. Per motivi particolari, una persona che conosco è andata a Londra, mi ha fatto un piacere. Dal giorno dopo io ho cominciato a ricevere telefonate su cose che potevo fare soltanto se stavo a Londra. Capite da soli che non sono girate mail, non ho fatto telefonate, non abbiamo fatto assolutamente nulla di strano soprattutto, però sono cominciate ad arrivare tutte queste telefonate, per cui facciamoci una ragione, naturalmente non per spaventarci, siamo sicuramente ascoltati, il nostro telefonino è continuamente sotto controllo e chi dice di no mi spiegherà un giorno come mai gli arriva il messaggio aggiorna il tuo sistema Android piuttosto che il bellissimo Apple che ci sta. Se quello sa a un certo punto che deve aggiornarsi, significa che sul mio telefonino ci è arrivato e ha verificato che non ero con l'ultima versione. Se ci arrivano in continuazione aggiornamenti sui tablet, sui computer e quant'altro, significa che sto aprendo una serie di porte stratosferiche
all'ingresso di questi dati qua. Allora, noi non ci dobbiamo spaventare, dobbiamo sicuramente andare oltre, ma vi assicuro che le previsioni degli economisti, se le andate a guardare su internet, prevedono un calo di fatturato dovuto a perdite di brand, mancanza, non perdita, di reputazione, quindi significa che incominceranno a controllare anche chi ha reputazione e chi no, con numeri veramente interessanti. Oramai siamo nel mondo per cui noi un ultimo progetto che abbiamo fatto è sulla mail reputation. Tutti siamo abituati alla brand reputation. Adesso forse non lo sapete, ma esiste anche, e lo sapete sicuramente, la mail reputation, per cui quando fate un acquisto c'è un software che stabilisce se quella mail che abbiamo messo per quel determinato acquisto, che grado di reputazione ha, se è stata coinvolta in spam, se ha fatto spam direttamente, se è su un dominio che ha usato per il marketing o meno, tutto, su che numero di telefono è collegata, tutta una serie di notizie che non sono notizie fatte per creare terrore, sono notizie per proteggere, perché le aziende oramai per proteggersi sugli acquisti online gli è rimasto soltanto una cosa, non potendo intervenire sui gestori delle carte di credito, controllare le mail e i numeri di telefono. E quando io su queste mail e numeri di telefono che metto insieme all'acquisto ho una reputazione, posso determinare un certo valore inteso come attendibilità. Sono cose vere, sono cose false. Io vi ricordo soltanto una cosa che è stata sui giornali in questi giorni. Sembra che a causa di una mail, ma è quello, per citare soltanto due attività, è saltata prima di quest'estate la Regione Lazio, e penso che l'avete letto tutti quanti, e Ferrovie dello Stato ancora non è ripartita al 100%, sta passando dei brutti momenti da quasi un mese. In uno un errore umano, nell'altro una gestione dei dati poco attenta. Comunque è questo, il futuro è questo, è metodologia, e per fortuna, quindi abbiamo sentito parlare tanto, fare questo passaggio culturalmente molto importante, che non costa, non impatta sui costi tra dato grezzo e dati sintetici, e capire che i nostri dati sono dei dati in continuo movimento, per cui è inutile che io spendo soldi per la mia cyber sicurezza se guardo solo la rete aziendale. La rete aziendale poi, causa pandemia, si è aperta alle VPN, si è aperta a un mondo particolare che se non stabiliamo di mettere effettivamente sotto controllo continuerà a generare dei danni. Per cui sicuramente, lungi da me il dire che i software non vanno acquistati, i software vanno acquistati, però prima di acquistarli, soprattutto se non vogliamo buttare soldi, bisogna fare un serio assessment metodologico che ci porta a configurarlo per bene. Questo è a tutela dell'investimento in cybersicurezza, poi ognuno può fare quello che vuole. Se abbiamo tanti soldi, spendiamo tanti soldi, compriamo i firewall più belli che ci sono, come penso li avesse Ferrovie dello Stato o Enel quando è saltata Enel, però poi sono le regole, se non si conoscono le regole e l'utilizzo di quelle regole, perdiamo dei seri dati e delle serie informazioni. Io ho finito e vi ringrazio Silvia e tutto lo staff per il lavoro fatto. Spero, vi ringrazio personalmente perché finalmente siamo tornati in una presenza seria, non della presenza dell'anno scorso. Allora, siamo arrivati alla fine. Esausti, ma spero soddisfatti. E l'unica cosa che posso dire è ci rivediamo l'anno prossimo, stesso canale, stessa ora, stesso canale, direi. Grazie. Un po' più virtuoso. Grazie mille, ci vediamo nel 2023 per l'edizione 2023 dell'Adriatic, il primo hackathon dell'Adriatico, è una versione business con Cyber Security Forum che spero porterà ancora
nuove novità, si può dire, in questo settore, nuove metodologie e soprattutto tanto business matching di cui si ha bisogno per il Centro Sud Italia. Grazie Massimo, ho fatto la chiusura davanti a te. Thank you.